Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Ox e oggi sono qui tornata con un nuovo video fashion, sempre a tema back to school, perché andremo a parlare di che cosa mettere o non mettere il primo giorno di scuola. Lo so che molti di voi stanno aspettando il video outfit a tema back to school e non ve lo farò mancare, però siccome mi hanno perso il mio pacco con tutte le novità e non so quando mi arriverà, ho voluto appunto fare questo video in modo tale da poter aiutare alcuni di voi che iniziano proprio i primi di settembre la scuola e di darvi delle idee su cosa indossare e su cosa assolutamente da non mettere a scuola. Prima di iniziare però vi consiglio di andare a seguirmi su Instagram perché lì posto un sacco di outfit, un sacco di storie in cui vi faccio vedere quello che indosso durante la giornata e siccome anch'io vado ancora a scuola cerco di darvi le idee anche per la scuola, quindi mi raccomando andate a seguirmi perché lì troverete un sacco di ispirazioni super super fashion. Nulla, penso di avervi detto tutto e direi di iniziare con il primo punto, ovvero che cosa non indossare assolutamente né il primo giorno di scuola né in generale a scuola, perché non sono dei capi di abbigliamenti proprio appropriati per quest'ambito. Anche se siamo alla fine d'estate, la bella stagione continua ad esserci e la tentazione è veramente forte di portare gli shorts, però ragazzi vi prego non metteteli assolutamente a scuola né gli shorts né i bermuda. Forse per quanto riguarda i bermuda vale un po' di più per i maschietti e vi posso assicurare che i primi giorni di scuola vedo veramente un sacco di gente venire con gli shorts, però purtroppo è una cosa che va proprio contro il regolamento scolastico, soprattutto se è il vostro primo giorno al liceo. Io vi sconsiglio veramente tanto di portare gli shorts, sono proprio un capo di abbigliamento inadatto per quest'ambito e in alcuni casi oltre ad essere rimproverati potreste anche cacciarvi nei guai se la vostra scuola è molto severa, perciò evitateli assolutamente. Lo so che fa ancora molto caldo e vogliamo prolungare la nostra estate, però è una cosa che bisogna fare nei pomeriggi e non assolutamente a scuola. Piuttosto mettetevi gli jeans e in realtà per quanto riguarda le cose corte vorrei menzionare anche le minigonne, che sono altrettanto vietate e non sono assolutamente appropriate per quest'ambito. Vi proporrei come alternativa una gonna midi, però credo che ci siano veramente pochissime ragazze che portano a queste tale gonne midi. Se non è così scrivetemelo qua sotto nei commenti perché sono curiosa di vedere se voi portate al liceo o all'università, perché no, è sempre un abito scolastico, le gonne midi o no. Un'altra cosa potrebbe far ridere a molti di voi, però io vi giuro che al liceo artistico ho visto delle persone in ciabatte. Le ciabatte sono assolutamente proprio da evitare perché sono assolutamente un indumento da spiaggia e io veramente non capisco le persone che possono venire a scuola con le ciabatte. Secondo me c'è un certo, non dress code, però comunque c'è una certa formalità da rispettare e veramente quando ho visto delle persone in ciabatte venire a scuola mi faceva parecchio strano, perché secondo me è un ambito che bisogna prendere con serietà, insomma non è assolutamente il caso di mettersi le ciabatte. La stessa cosa vale per le canottiere e i spacchi profondi. I spacchi profondi secondo me sono più un abbigliamento da sera, più elegante e assolutamente fuori dall'ambiente scolastico, insomma alla fine non andate in discoteca, non andate ad una cena romantica, andate a studiare e avere lo spacco sia davanti che sulla schiena non è assolutamente il caso. La stessa cosa vale per le canottiere, magari se fa veramente tanto caldo ed è una canotta un po' più elegante con un po' di pizzetto, ancora sì, ci sta con i jeans, però le canottiere, quelle semplici, super aderenti, che evidenziano tutte le vostre forme, anche queste io direi assolutamente di evitarle. Vale la stessa identica cosa per i tubini, abiti mini, abiti super corti, abiti da discoteca, insomma credo che proprio la parola abito da discoteca dica per quale motivo è stato creato, in quale occasione dovrebbe essere indossato. Potete tranquillamente indossare dei abiti ovviamente, però non devono essere assolutamente provocanti, aderenti, con paillette o troppo corti, altrimenti potreste rischiare di finire dal direttore. Sì, questa è una cosa che è successa a una mia amica e in alcuni casi si potrebbe rischiare anche la sospensione, quindi insomma sulla mia pelle vi dico di non farlo. Almeno nel mio ex liceo se la prendevano veramente tantissimo, soprattutto per gli abiti super aderenti e corti, e secondo me hanno ragione perché esistono proprio degli abiti per andare a scuola con le silhouette un po' più formali, un po' più liberi, più comodi. E anche qui se siete una ragazza bon ton oppure vi piacciono semplicemente gli abiti, vi consiglierei di prenderli sotto il ginocchio, quindi gli abiti a lunghezza midi. La prossima cosa ve la dico sulla mia esperienza, perché purtroppo non mi ricordo se il primissimo giorno di liceo oppure il secondo giorno di liceo ho messo dei pantaloncini bianchi, e siccome ero una ragazza che non ha mai visto le macchinette, le merendine, il cappuccino, la cioccolata calda, ovviamente la ricreazione dei miei primi 2 mesi al liceo la passavo solamente alle macchinette e una volta
volta, proprio i primissimi giorni, qualcuno mi ha spinta mentre bevevo la cioccolata calda, o forse beveva lui la cioccolata calda, non mi ricordo. Il fatto sta che mi sono macchiata tutta quanta e ho dovuto fare 8 ore di scuola, perché sì, ovviamente quel giorno avevo anche il rientro, con una macchia gigantesca sulla coscia. Per questo motivo eviterei di portare sia i pantaloni bianchi che comunque degli abiti troppo chiari come i vestitini oppure le magliette eccetera, perché appunto potreste rischiare di sporcarvi facilmente e di passare il resto della giornata tutta quanta macchiata. Anche qui sono curiosa di sapere se a qualcuna di voi è capitata una roba del genere, e in alternativa, se mettete magari una magliettina bianca, io vi sconsiglio di andare alle macchinette. I leggings con i crop top, ovviamente i crop top magari con un paio di pantaloni a vita alta li potete portare tranquillamente, basta che non siano troppo aderenti e provocanti, ma i leggings con i crop top secondo me è la cosa più anti scuola in assoluto. I leggings io li vedo molto bene magari con un felpone oppure una maglietta super oversize, in modo tale che vi copra un pochettino il sedere, altrimenti assolutamente no, e lo fanno veramente in tantissime persone. Ma l'unica cosa che basterebbe fare con i leggings per stare un po' più comodi è sostituire il crop top con una maglietta un po' più oversize. L'ultima cosa per quanto mi riguarda da non mettere né il primo giorno di scuola né durante tutto l'anno scolastico sono i tacchi alti con il plateau, i tacchi a spillo ancora meno, vale la stessa cosa anche per i stivaletti troppo alti, insomma non sono assolutamente comodi e adatti per andare a scuola. Quante volte avrò detto la parola scuola, ma ok. Se vi piacciono molto i tacchi, non ne potete fare a meno e non vi stancate durante la giornata ad indossarli, sostituiteli semplicemente con dei tacchi più robusti, più grandi e soprattutto medi, non assolutamente alti. In quel caso lì la scarpa potrebbe sembrare anche molto molto elegante. Abbiamo finito con la lista di cose da non mettere a scuola e adesso passiamo alla parte più interessante, ovvero se non posso mettermi questo, che cosa posso mettermi? Come prima cosa, se siete una di quelle persone che soffrono davvero molto caldo, io vi consiglio di mettere tutte le cose in materiali naturali che fanno traspirare la pelle. Credo che non sia assolutamente un segreto che tutti i materiali sintetici creano una sottospecie di cappa e non fanno traspirare la nostra pelle. Per questo i materiali come cotone, seta, lino eccetera sono super adatti per andare i primi giorni di scuola. Potete utilizzare sia i blazer in lino, adesso li potete anche trovare scontati al 100% in lino e sono dei materiali buonissimi, oppure potete mettere una camicetta in seta o maglietta in cotone, insomma di questo ne parliamo proprio adesso. I jeans a vita alta, i jeans che eviterei sono gli skinny jeans, perché con il caldo non sono proprio la cosa più comoda del mondo, visto che sono molto aderenti e vi fanno sudare praticamente subito. Invece i mom jeans a vita alta si possono portare sia con i crop top, sempre con una silhouette molto libera, e allo stesso tempo non sono proprio troppo aderenti, quindi insomma siete abbastanza libere all'interno dei vostri pantaloni. Per me è una cosa molto importante e li trovo davvero molto comodi e facilmente abbinabili per gli outfit super casual. Se vi piace lo stile casual, un outfit che farà sicuramente per voi è composto da un paio di mom jeans, delle sneakers o le scarpe da tennis molto comode che magari siete già abituati a portare nella vostra vita quotidiana, e una maglietta o bianca oppure una maglietta colorata, possibilmente in cotone, perché come vi ho già detto i primi giorni di scuola potrebbe fare molto caldo. Se proprio vogliamo concludere l'outfit, io vi consiglio di indossare anche un blazer, magari perché la mattina fa un po' più freschetto ed è un outfit ottimo per le persone che amano il comfort, perché appunto siete abbastanza confortevoli all'interno di questo look. Se vi piace di più lo stile bon ton, sicuramente dovete indossare una blusa. Le bluse secondo me è un capo di abbigliamento molto elegante, ma allo stesso tempo abbastanza confortevole. Io amo la blusa di Zara, quella azzurrina, ve l'ho fatta vedere un sacco di volte e ho assolutamente intenzione di portarla anche a scuola, perché è molto carina con i volant e fa sicuramente la sua figura. Una blusa del genere la andrei sicuramente ad abbinare con un paio di pantaloni o color marroncino, color caramello oppure nero. E per concludere quest'outfit indosserei un paio di scarpe con un tacco basso oppure in alternativa delle ballerine se vi piacciono, a me non fanno impazzire, quindi preferirei assolutamente o gli stivaletti oppure un paio di scarpe con il tacco. Per il primo giorno di scuola punterei anche a un total black look. Il total black è sempre molto elegante, stiloso e alla moda, è la cosa più classica che ci possa essere, quindi un paio di mom jeans neri con una magliettina nera oppure un pantalone con una blusa nera e un paio di scarpe per spezzare dai bianche. In alternativa l'outfit con i mom jeans li vedo benissimo con le Converse nere. Si può giocare un po' a decidere se si vuole raggiungere un total black look un pochettino più elegante oppure
molto casual e molto semplice, però i Total Black vi possono letteralmente salvare la vita nel momento in cui non sapete che cosa mettervi. Un'altra cosa che vorrei proporvi con i pantaloni neri oppure i mom jeans è una camicetta bianca super basic, possibilmente in cotone. Io ne ho vista una da Zara che costava meno di 20 euro, quindi ragazzi, insomma, si trovano anche a un prezzo molto piacevole ed è un capo di abbigliamento evergreen. L'unica cosa che forse cambia nel tempo è la silhouette, perché una volta la camicia bianca si portava sempre super aderente, che doveva stare perfettamente sul vostro corpo, evidenziare i vostri fianchi, insomma doveva essere proprio perfetta. Adesso invece è preferibile avere una camicetta più oversize, e per chi va a scuola è assolutamente un'opzione plausibile, perché ragazzi, state comode, come ad esempio io in questo momento. Questa camicia forse è un po' troppo oversize perché sarà tipo una L, però è molto semplice, classica, ha un materiale buonissimo perché è in cotone e mi piace moltissimo questo colore, che in realtà voi lo vedete magari bianco, però è più un color panna barra color vaniglia. Per degli outfit un po' più rock, un po' più grande, la cosa che vi consiglio ovviamente sono tutte le felpe oversize. Magari il primo giorno di scuola piove e la temperatura da 35 gradi cala a 20, insomma le felpe possono servirvi sempre. Oppure le magliette oversize maschili, io adoro le magliette oversize maschili, guardate sempre nella sezione maschile perché loro hanno sempre le stampe più belle, i materiali più belli, insomma le magliette maschili sono fantastiche. L'ultimo suggerimento per tornare ai nostri cari leggings è sicuramente, come vi ho già detto anche prima, portare un paio di leggings, magari sempre con le Converse. Basta che mettete il sopra un po' più over e soprattutto che vi copra leggermente le cosce, le gambe, il vostro sederino. Io amo portare i leggings con i felponi e la maggior parte delle volte i miei outfit sono proprio composti dai felponi giganteschi super oversize, che sono tipo 4 tagli in più rispetto alla mia, ma li amo e non posso assolutamente non consigliarveli. Vanno bene i leggings anche con le t-shirts. Insomma ragazzi, giocate un po', sperimentate, lasciatevi andare, basta che siano tutte le cose comprese nel vostro regolamento scolastico. Lo so che molte persone non ne tengono mai conto, però in realtà c'è un regolamento scolastico che vi vieta di portare certi capi di abbigliamento, è importante rispettarlo. E scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa metterete il primo giorno di scuola, se avete già scelto il vostro outfit e soprattutto se avete preso qualche spunto da questo video, perché insomma vorrei esservi utile. Me l'avete chiesto in tantissime e in tantissimi, perché anche i maschietti mi seguono e ogni tanto mi chiedono dei consigli. Non so, forse dovrei iniziare a fare video anche per i maschi, chi lo sa, non lo so. Ovviamente non vi farò mancare neanche il video outfit, però comunque in generale volevo toccare questo argomento per parlarvi appunto dei capi che potete indossare o non potete indossare. Nulla ragazzi, spero che anche questo video vi sono stata di compagnia, vi mando un grandissimo bacio e noi ci rivedremo molto molto presto in un nuovo video. Ciao!